Buonasera ragazzi, oggi siamo a venerdì 12 febbraio 2021. Finalmente venerdì, ci possiamo rilassare, riposarci. Il lavoro è andato, ci siamo impegnati, è andato tutto bene. Adesso ci riposiamo un po', però noi dobbiamo sempre ascoltare la nostra musica, perché sennò ci potremmo spegnere. Ma noi siamo sempre hardcore, perciò noi andremo sempre avanti nella nostra musica. Benvenuti ragazzi! Tutti i giorni ragazzi, mai mollare! Io sono sempre a Brescia a aspettarvi, ragazzi. Brescia, via Milano, solo bombe a mano. Rimane sabato, finalmente si riposa, si può andare al mare a bere un caffè, a riposarsi, andare a fare una passeggiata. Dopo la settimana di lavoro ci sta, invece. Spero che avete passato una bella giornata. Beh, penso di sì, perché il venerdì di solito si lavora sempre bene, però è venerdì, ragazzi. Non si va la sera all'arte o in giro a ballare, va bene, però almeno il giorno dopo si può stare tranquilli. Saluto chi mi conosce da Brescia, ragazzi. Saluto il mio collega Vince. Ciao Vince, sempre migliore a lavorare, tu e me siamo una squadra, ragazzi. Solo così diciamo solo io e te, è una menata. Però siete stati bravi, bravi, molto bravi. Vedete che musica, ragazzi? Oggi siamo a novembre 96. Questa musica, ragazzi, mi dà energia, basta crederci. La musica che non ti fa pensare, questa. Che botta, ragazzi. Stiamo arrivando a 1000 visualizzazioni, ragazzi. Stiamo salendo, piano piano, con calma, saliamo. Scegliamo di grado. Ma noi, anche se scegliamo di grado, almeno io, siamo sempre uguali a tutti. E noi siamo una famiglia, tutti uguali. Il successo è essere uguali, non avere soldi. È quello che dovrebbero capire molte persone. Il successo è che la gente ti vuole bene, non che ti guarda che sei un coglione con i soldi. Quando la gente lo capirà, sarà troppo tardi. Saranno già morti, mi sa. Intanto noi adesso ci divertiamo, hardcore.
musica, musica ragazzi. Questo è Samu ragazzi, anno 96, boia chi molla. Dai che domani si dorme ragazzi, domani si rilassa e arriva il weekend. Dopo la settimana di lavoro ragazzi ce la meritiamo, eh. Altre storie arriveranno dal number, appena me le ricordo. Parlerò di altre storie, ma devo ricordarmele ragazzi. Ricordare una storia quando andavo al paradiso ragazzi, quando ero piccolo, quando avevo 16 anni, mi ricordo che la mia mamma mi portava in macchina fino a San Polo, poi andavamo a piedi, piano piano, ballavamo, bevavamo, ma una volta quando siamo usciti, cazzo, diluviava, io mi ricordo che avevo un bomber blu, ma dentro arancione. Abbiamo fatto a piedi dal paradiso al pullman, poi abbiamo preso il pullman, siete a casa, ho preso tanta di quell'acqua. E quando sono andato a casa, il giubbino nel toglierlo, figa sotto, era tutto arancione figa, l'acqua aveva preso il colore del giubbino, era diventato arancione figa, ma un'acqua così non l'ho mai presa in vita mia, zuppo, però per la musica sempre si fa ragazzi. Musica è l'unica cosa che non ti tradisce mai, perché ti entra nella testa e non esce più. Perciò ragazzi, seguitemi con l'hardcore in tutta la vita, perché l'hardcore è una compagna di vita. È l'energia che ci serve ragazzi per andare avanti. Perciò io vi auguro un buon weekend, ma tanto ci vediamo domani a mezzogiorno. Domani a mezzogiorno altri video per farvi compagnia con questa musica stupenda. Se vi piace, lo spero. Se non vi piace, cambiate canale. Io tanto continuo lo stesso. Contro tutti, sempre, hardcore. Ragazzi, buona serata e un bacio. E mi raccomando, sempre positivi. Ciao Becci. Ascoltate gente, ascoltate. E ricordatevi che Brescia è la città dell'hardcore. In Italia, perché c'è il number one e tanta roba. Ciao ragazzi, buona serata.